cielo. Non credevo che avrei mai vestito i panni della fanciulla in pericolo. Erano tutti morti. L'amore uccide. L'amavo? C'era un'altra scelta. Il passato è come un buco nero. Puoi provare a scappare, ma più corri, più questo cresce terribilmente alle tue spalle e lo senti sfiorarti i talloni. L'unica via di uscita è quella di voltarsi e affrontarlo. Siamo sulla scena del crimine, ripeto, siamo sulla scena del crimine. Ma è come guardare dentro la tomba della donna che ami. Controllate la zona, non sparate! O ficcarti in bocca la canna di una pistola, sentire il proiettile che freme dentro il tamburo, pronto a farti schizzare via il cervello. Lo stiamo perdendo! Varie ferite d'arma da fuoco! Pupille dilatate, trauma cranico e zio solo sa cos'altro! È in stato di shock! Intubatelo e spedito al reparto intensivo! Non risponde! Questo tipo è conciato male! Lo stiamo perdendo! Prima, quando mi sono svegliato in ospedale, ho pensato che peggio di così non potesse andare. Aprì gli occhi e tutto era sfocato. Lei era morta. Ero ferito. Il crimine che avevo commesso era come un pozzo profondo dietro di me. Dovevo scappare il più lontano possibile. Falsa partenza. Il letto dell'ospedale non era che un inizio. Mi ero già spinto oltre il punto di non ritorno e le cose non sarebbero potute che peggiorare. Il passato è come un puzzle, come uno specchio rotto. Mentre lo metti insieme ti tagli, un'immagine riflessa in continuo movimento. E tu cambi con lei. Potrebbe distruggerti, farti diventare pazzo, ma potrebbe anche salvarti. Tu, là dentro, butta le armi e vieni fuori con le mani alzate! Rivedrai tutte quelle scelte che non sapevi di aver compiuto. Dal far tardi al lavoro al discutere con un amico, invece di correre a casa dalla tua famiglia. Sparpagliatevi, gente! Circondate l'edificio! Bloccate tutte le uscite! Baciandola, penso alla gelida legge di azione e reazione. Dove sono le unità di rinforzo? Fate la centrale! Abbiamo bisogno subito di tutte le unità disponibili! Ho paura. Ma ricomincio dall'inizio, seguendo le mie stesse tracce fino alla scena del crimine. Volevo essere punito per quello che avevo fatto, ma Alfred Wooden mantenne la parola. Paradossalmente, grazie alla sua influenza, emersi dalla mia storia di violenza perfettamente pulito, un eroe. Non lo ringraziai, il mio stomaco non avrebbe retto, lasciai la dea. Tornai dove avevo cominciato, di nuovo al lavoro, alla polizia. Scontro a fuoco in un magazzino, una pattuglia sul posto. È mio, vado subito. Ricevuto. Non era una chiamata per uno degli omicidi, ma conoscevo l'indirizzo. Era il magazzino di Vladimir Lem. Era invischiato nel crimine organizzato. Tornammo indietro per un attimo. Come fratelli che combattono una guerra civile in fazioni opposte, parole sue. Che cavolo è successo, Payne? Hai fatto una cazzata. La sua morte è inaccettabile. Puoi fare di meglio. Per me era un semplice lavoro, come al solito. Ma tutto cambiò nel momento in cui le porte dell'ascensore si aprirono e apparve Mona. Annie Finn era una fabbricante d'armi in regola, con tutte le licenze a posto. Bene. La proprietà era di Vladimir Lem. Tre gruppi coinvolti. Al primo appartengono i cadaveri legati alla malavita russa. Tutti identificati come dipendenti della Finn. Il secondo è la mafia. E per finire, quei pagliacci travestiti da addetti alle pulizie. Hanno fatto un nome. Kaufman. Brutta storia ed è appena cominciata. Non mi piace, non mi piace nemmeno un po'. È tuo, Payne. Non ha senso. Winterson, occupatene tu. Omicidio, Sebastian Gate. Sarà il piatto forte di notiziari e giornali. Il senatore? Winterson era l'ideale per quel lavoro. Si trattava solo di cercare qualcuno. E anche bravura lo sapeva. Siamo fortunati, abbiamo un testimone oculare. Si appoggiò dolcemente sulla mia spalla come un angelo, forse un demone, bisbigliando avvertimenti. Non volevo ascoltare. Mona era la sospettata del caso Winterson. Non dissi d'averla vista. Volevo prendere tempo. Per una volta fui sollevato dal senso di colpa. Lei era ancora viva, mentre tutti gli altri attorno a me morivano come mosche. Ufficio di Winterson.
Dammi qua. Il suo ragazzo. Cercai informazioni sulla fantomatica Splendor e su Kaufman. Nulla. Dovevo parlare con Vlad, sentire la sua versione ed essere il portavoce di cattive notizie su Anyfin. Vlad aveva comprato il vecchio locale Ragnarok, che lo stava rinnovando per aprire il suo ristorante trendy di nome Vodka. L'apparizione di Moni innescò una specie di disturbo, una schizofrenia. Sentivo un'euforia incontenibile, ma sulla carovana della vita erano saliti nuovi fantasmi del passato. Vinny Gognetti? Un genio del crimine? Sta cercando di spazzare via chiunque entri in competizione nel traffico clandestino d'armi. Lo sgherro della mafia aveva fatto affari con qualcuno di veramente potente. Cosa hai detto che fai per vivere? Lo giuro sul mio onore, detective. Mi sono dato una regolata e adesso ambisco a nuove prospettive. Il Vodka sarà il ristorante migliore della città. Diventerò ricco e famoso. Annie era una principessa. L'hanno uccisa senza ragione. Quando ti sei fatto male alla mano? Ieri sono uscito con una vera tigre. Vuoi il numero? Diciamo che sono in servizio. Casa, dolce casa. La notte sembrava una porta spalancata, un eco del passato. Una creatura grottesca che riapre gli occhi nell'oscurità del mio cervello. So chiudere le palpebre e ti fa guardare nell'oscurità che hai dentro. E ora, indirizzo sconosciuto. Non dormivo da parecchio tempo e quando lo facevo i miei sogni si trasformavano in incubi. Ero intrappolato in un brutto sogno. Il mio gemello cattivo aveva preso la mia compagna. In un incubo, tutte le scelte che si fanno sono sbagliate. Seguendolo, scivolai lentamente in quella che era una realtà alternativa distorta. Noir York City. Mi svegliavo con il terrore che quel giorno sarebbe stato solo un sogno. Quando ti svegli hai una visione confusa del mondo. Quello che era logico nel sogno diventa insensato. Nessun salvataggio surreale, nessuna magica via di uscita. Ma sei sveglio. Mi svegliai quando qualcuno bussò alla mia porta. Mona, mi chiedevo quando ti saresti fatta vedere. Max, non sono qui per ucciderti. Non mi fai entrare? Sei in pericolo. Lo siamo entrambi. C'è una taglia su di noi. Non c'è nessun noi in questa faccenda. Sei sospettata di omicidio. Dovrei portarti dentro. Mi nascondevo dietro al distintivo. Avrebbero fatto irruzione in casa tua. Sai che razza di casino là fuori? E poi? Dovrei credere che un ragazzo con una borsa piena di pistole e la testa piena di videogiochi possa trasformare un edificio in un tiro a segno. Mi si spezza il cuore. Cosa diavolo sta succedendo? Si riferiva a me. Avevo i miei dilemmi sui ripulitori che mi spiavano e su Mona. Secondo Vladimir Lem, dietro a tutto questo c'era Vincent Gognetti, il capo dei gangster. Sembra che abbia stretto un patto con un terzo interlocutore sconosciuto, forse i ripulitori. Non so, qualcosa non quadra. Se fosse vero, sono stato aggiunto anch'io alla lista di Gognetti. Avevo quasi mentito a bravura. Avevo bisogno di scoprire come stavano le cose prima che qualcun altro potesse insabbiare le prove, ma era solo una scusa. Mona era ormai un'ossessione, non riuscivo ad addormentarmi senza pensare a lei, era diventata più importante del mio lavoro. Aveva cercato di contattarmi lasciandomi il numero. È rischioso lasciare il numero alla polizia. Rintraccia la chiamata e vedrai che ti sto chiamando da Hong Kong. Winterson. Ti lascio il mio indirizzo. Assicurati di non essere seguito. Max, cosa sta succedendo? Che vuoi dire? Non fare stupidate. Credo che dovrai darmi qualcosa in più. Il circolo interno. Cosa sai? La società segreta dà la caccia a chiunque sappia della sua esistenza. Piantala, provalo. Ho un contatto al suo interno. È disposto a parlare. Alfred Woden? No. Comunque posso portarti da lui. Non mi stava dicendo tutta la verità. Andiamo. Il circolo risale all'epoca delle vecchie sette massoniche, dove la corruzione e gli assassini colpivano tutti i livelli, compreso quello presidenziale. Certo. E io che pensavo che le teorie del complotto fossero fuori moda. Eccoci arrivati. Così sono loro.
Questa volta sarò io l'unico con la pistola. Che piano? Lo stanno cercando. Gli ascensori vengono attivati da questo bancone con le chiavi degli appartamenti. Ne hanno bloccato la maggior parte ai piani dove si trovano. Le guardie hanno dato l'allarme prima di essere uccise. Dobbiamo sbrigarci. Non dovremmo aspettare gli sbirri? Prendi, così potremo rimanere in contatto. Cosa pensavi di fare? Cosa ti è saltato in mente? Stavo seguendo una pista, lei mi stava aiutando. È una latitante ricercata per omicidio, santo cielo! Stavo cercando di salvare quella povera gente dai ripulitori. Il mio caso e quello della Winterson sono collegati. Il senatore Gate è stato ucciso dai ripulitori. Sono collegati. Winterson può seguirli entrambi. Stavo solo facendo il mio lavoro. Mi dispiace, Payne, ma sono costretto a farlo per il tuo bene. Dammi le tue pistole. Passerai dietro una scrivania cominciando con il compilare un rapporto su cosa diavolo è successo all'Upper East Side. Fraternizzando con il nemico mi ero spinto troppo oltre. È il momento dei cartoni animati in cui la gravità aspetta che il coyote realizzi di aver sbagliato prima di farlo precipitare. Dubito che tu possa reggere la tensione ancora a lungo. Quando sei pronto per iscriverti all'Anonima Alcolisti, fammelo sapere. E trova qualcuno che mi dia una mano in questo casino! Non aver paura. Vlad è qui. Il mondo stava diventando davvero piccolo. Troppe coincidenze. Bang! Sei morto, Max Payne? Sul sedile posteriore c'era un costume con la testa gigante di Capitan Mazza da baseball. Ti porti avanti per Halloween? Max, mio carissimo amico, diciamo che è il mio cavallo di Troia nella guerra cominciata da Vinny Cognitti. A proposito, novità? Fammi un favore, lasciami a Coney Island. Ti dice nulla il circolo interno? Niente di mistico, anche se loro credono il contrario. Sono solamente un gradino più in alto nella scala del crimine organizzato. Capisco dove vuoi arrivare. Cognitti ha stretto un accordo con loro. E che mi dici di Mona Sachs? La sua fama di sicario la precede. Ho sentito dire che è fredda come un serpente. Me la fotterei. In quel preciso istante odiai Vlad. Max, devo chiederti un consiglio da amico. Dimmi. Ipotizziamo che hai un'unica scelta ed è quella sbagliata. Allora non sarebbe poi così sbagliata, ma si chiamerebbe destino. Bisogna fare quello che va fatto. Non è mai semplice. Naturalmente. Siamo d'accordo nel disaccordo. Perché ero qui di nuovo? Aspetta. Aspetta un attimo. Parlami. Di cosa hai così paura? Cosa vuoi da me? Le cose che voglio di Max Payne. Una sigaretta, un whisky, il sole che splende. Voglio dormire, dimenticare, cambiare il passato. Mia moglie e mia figlia che mi sorridono. Munizioni infinite e licenza di uccidere. In quel momento la desiderai più di ogni altra cosa. Li hai portati qui. Su da me. Da lì possiamo farli fuori. Non avevo scelta, non potevo aspettare Mona. Era la scusa di Vlad. Destino. Non mi fidavo di me stesso. Max. Mi ero dimenticato della radio che mi aveva dato Mona. Max. Sono qui, sto facendo un giretto con i ripulitori. Ti farò sapere dove andiamo. A proposito di quello che è successo. Non posso parlare ora. Lei mi sfuggiva. Ma non poteva sfuggirmi il caso. Come sempre, un cadavere aveva tutte le risposte necessarie. Non è vero che non avevano voglia di parlare. Al contrario, i morti hanno sempre un sacco da dire. E quando cominciano, non la smettono più. Le loro parole ti tengono sveglio di notte. I cadaveri, tutte le prove degli omicidi commessi dai ripulitori, tutte le risposte, ci sarebbero voluti giorni per venirne a capo. Mona, so che può sembrare una follia, ma ho bisogno che tu chiami la polizia. Ho bisogno che vengano qui. Hai ragione, è una follia. Sono una ricercata, Max. Sono appena uscita di galera. Non te l'avrei chiesto, solo se... Va all'inferno, Max. Mona, dannazione.
Non sapevo cosa cercasse Moon, se era la stessa cosa che cercavo io. Uccidere quelli che stavano cercando di ucciderla. Il proiettile in testa, vero o immaginario che fosse, le provocava una distorsione neurale. Era arrivata al cantiere mentre io ero in un edificio abbandonato. Non sapevo cosa le stava accadendo. Max, sono al cantiere. Dove sei? Stanne fuori, Max. Stai solo peggiorando le cose. Sei stato sospeso. È una di loro. È qui per uccidere. Sto solo facendo il mio lavoro. È una fuggiasca sospettata di omicidio. La sto per mettere dentro. Se oppone resistenza, sparo. Con la rapidità di un proiettile che squarcia la carne, gli organi e le ossa della vittima, svanisce l'immagine di chi ha premuto il grilletto. Calma. Stai indietro, Payne. Questo è quello che vedo quando mi volto indietro. Questi momenti, accecanti come la neve, ti uccidono, ti cambiano. Muori e rinasci di nuovo. È così. No, Mona! Winterson! Gente a terra! È caduto nello scavo! La regola del buco. Non importa quanto tempo ci metti per uscire, puoi sempre ricaderci in un istante. Feci un sogno. C'era mia moglie. La uccisi per la mia amante. Lo stiamo perdendo. Varie ferite d'arma da fuoco. Pupille dilatate. Trauma cranico e Dio solo sa cos'ha. È in stato di shock. Intubatelo e speditelo al reparto intensivo. Non risponde! Questo tipo è conciato male! Lo stiamo perdendo! Avevo scelto Mona. Mi sentii come se l'avessi persa. Sei un angelo caduto dal cielo. Apice frastagliato di un cerchio imperfetto. Vuoi restare qui, con gli occhi socchiusi, in attesa che il sangue defluisca dal corpo? O vuoi sgattaiolare fuori, aiutare le persone che ami e impedire che il fuoco si propaghi ulteriormente? Questo è l'ultimo avvertimento! Abbiamo circondato l'edificio! Gettate le armi e uscite con le mani alzate! Per tutto questo tempo ci hanno raccontato la favola sbagliata della bella addormentata. Tutte le unità in posizione, siamo pronti! Il principe non la svegliò con un bacio. Chi dorme per centinaia d'anni non può riaprire gli occhi. Ok, gente, pronti? Stiamo per entrare! Era tutto al contrario. Il principe la baciò per provare a svegliarsi lui dal suo incubo. Prima, quando mi sono svegliato in ospedale, ho pensato che peggio di così non potesse andare. Torniamo velocemente al corpo della Winterson all'obitorio. Ero un assassino, un ammazzasbirri. Ci sono cose nella vita che non puoi scegliere come vorresti. Rimasi a lungo in fondo a quel maledetto buco. Troppo a lungo. La risposta, ancora una volta, era Mona. Avvertivo la sua presenza come bagliori nella coda dell'occhio. Ho cercato di decifrare il tortuoso cammino del proiettile magico nella sua testa. Non riuscivo a trovarla. Guidai fuori città verso il punto che mi aveva indicato Mona, fino all'uomo in grado di darmi delle risposte. L'architettura della casa di Alfred Wooden traeva origine dall'oscurantismo europeo e dal circolo interno. Signor Payne, la stavo aspettando. La sola ragione per cui gli uomini combattono le guerre, l'amore. Cosa mi dici di Mona Sachs?
Passiamo alla domanda successiva. D'accordo. Perché il circolo interno sta cercando di uccidermi? Sto morendo di cancro. Il potere è scivolato via fra le mie dita. C'è stata una ribellione. La fazione ribelle ha gettato la società in una guerra civile. Chiunque faccia resistenza viene eliminato. Ci ritroviamo costretti a combattere una guerra tra bande. Vinny Gognetti? Vladimir Lem. Sapevo la risposta prima ancora che rispondesse. Vlad aveva mentito, il comando dei ripulitori erano i suoi uomini. Vladimir Lem ha fatto parte della società per molti anni. Gognetti morirà per mano del circolo interno, come un rinnegato. Poi verrà a prendere me, il suo antico mentore. Non lo so, è forse un crimine. È contro la legge essere felici. Non ti hanno visto con il mio ragazzo. Non ti hanno visto con me. Mi manchi, chiamami. La maschera si crepò, rivelando tutto il marciume sottostante. La confessione della Winterson non mi purgò dalle colpe, mi fece sentire ancora peggio. Avevo un appuntamento con Vlad da lì. No, Payne, non tu! Perché sempre a me? Payne, mi devi aiutare. C'è una fottuta bomba qui dentro. Se muovo la testa, esplode. Ciao, ciao, Vinny! Sei un fottuto poliziotto. Devi aiutarmi! Com'è potuto accadere? Il russo mi ha preso per il culo. Benvenuto nel club. Ti posso aiutare a prenderlo. Posso farlo, lo giuro. Tirami fuori di qui e ti aiuterò. Ok, affare fatto. Beh, è stato fottutamente divertente. Ma neanche più di tanto. Vinny aveva bisogno di Mona almeno quanto me. Proveremo a cercare Mona Sachs in gamba di disinnescare bombe. Sei pazzo? È cattiva come i russi. Fa parte della stessa fottuta cricca. Sei ingannevole. Ero così disperato da cercare Mona alla casa stregata. Ho una brutta sensazione. Ma... mio carissimo amico, getta l'arma oppure faccio saltare la bomba. C'era una bomba che ticchettava nella mia testa. Nessun antidolorifico l'avrebbe disinnescata. Vlad e i suoi uomini se ne sarebbero andati dopo essersi occupati di me e di Vinny. Non sapevo in che modo Mona fosse arrivata lì. Potevo solo immaginarlo. Era evidente che stava inseguendo Vlad. Era arrivata lì dopo che se n'era andato. Al contrario, sarebbe morto e lei non sarebbe venuta con me. Max, coraggio. È ora di svegliarsi. La morte è inevitabile. Il timore che ne abbiamo ci fa evitare ogni rischio, blocca le nostre emozioni. È un gioco a perdere, senza passione. Sei morto. È tutta una questione di punti di vista, legata a tempo e luogo, amore e amicizia, vita e morte. Vlad mi condusse all'appartamento di Mona con una pistola puntata alla schiena. Ti ho mancato al vodka e da Vinny. Una terza volta sarebbe davvero imperdonabile. Non possiamo portarlo di sopra, la testa non ci passa dalla porta. Lasciate Vinny alla casa dei divertimenti. È il posto che più gli si addice. Ironia della sorte? Cosa? Come hai potuto perdere la testa per un'assassina che lavora per l'uomo che ha fatto uccidere la tua famiglia? L'amore è proprio cieco. Tutto è soggettivo. Le scelte, le risposte, il bene e il male. Walden spedì i fogli del progetto Valhalla al procuratore distrettuale per spaventarlo. La tua famiglia ne pagò il prezzo. Mona è come me, solo che sta dalla parte sbagliata e sta uccidendo i membri della società, miei alleati. Molto divertente. Non vorrei farlo davvero, ma so come sei fatto e so che non molleresti mai. Einstein aveva ragione, il tempo è relativo agli occhi dello spettatore. Quando guardi dentro la canna di una pistola, il tempo rallenta e la vita ti passa davanti in un baleno con tutte le sue ferite e le cicatrici. Max, coraggio, è ora di svegliarsi. Era bellissima. La odiavo per come mi faceva sentire. Ora che ero con lei, ero riluttante ad ascoltare le sue risposte. Stai bene? Vlad stava andando alla villa di Wooden. Non fare lo stupido.
Non sei in grado di andare da nessuna parte, morirai. Non mi interessa. Questa non è la tua guerra, Max. Stanne fuori. Te lo chiedo per favore. Non meritavo di cavarmela con così poco. Non esistono lieto fin. Tu verrai con me. Era troppo tardi, non potevo fidarmi di lei. Non prima di averci visto chiaro. Vlad aveva ragione, non c'era scelta. Niente, una linea dritta. L'illusione arriva in seguito, quando ti chiedi perché io. E se magari, quando ti guardi alle spalle, vedi dei rami come un bonsai sfrondato o un fulmine biforcuto. Se avessi fatto una scelta diversa, non saresti lo stesso. Tu sarebbe qualcun altro a guardarsi indietro e a porsi domande di tutt'altro tipo. Mona, aspetta, fermati! Questo è amore. Quando qualcuno ti tira fuori da un rottame in fiamme e non ci speravi più, eri già pronto per morire. Ti avevo detto di non venire. Il mio lavoro consiste nel sistemare questo casino e tu ne fai parte. Getta le armi. Questo è amore. Quando qualcuno, non importa a quale prezzo, ti mostra che c'è speranza, una scelta, che puoi gettare la tua arma. Lo vedi? Non posso farlo. Sei un bastardo. Questo è amore. L'amore uccide. Non vedevo l'ora che vi uccideste a vicenda. Non potete avere tutto. Ero già stato lì. Tabula rasa. Rifiutandoti di morire mi fai sentire un incompetente. Fermo. Mi dispiace. È abbastanza. Sentì un'esplosione nella mia testa. Il proiettile nel mio cervello si spostò quel tanto da diventare letale. È stata... Max, mio carissimo, dovevo essere io. Passato è come un buco nero. L'unica possibilità è quella di voltarsi e affrontarlo. Ma è come baciare le labbra della propria donna morta, avvolti da un'infinita oscurità. Siamo nati per soffrire. Morire per le cose cui teniamo, per amore, per le giuste cause. Grazie a lei avevo risolto il caso, il mio caso, ogni cosa, in realtà fossi. Andrà tutto bene. Oh, santi Dio, non credevo che avrei mai vestito i panni della fanciulla in pericolo. Era morta. Il proiettile era arrivato al termine del suo viaggio al rallentatore. Attenti! Stiamo per entrare! Via, via, via! È quasi mattina. Il risveglio dal sogno americano. Diamine! Dio mio, che cosa diavolo è successo qui? Sono tutti morti! E adesso, come tutti i miei amori, lei è mia per sempre. Mi aveva portato qui, in questo momento di lucidità, quando il tempo rallenta. Scelsi di guardare indietro, per vedere me stesso. E in quel momento, resuscitai. Qua giù, da questa parte, là! Calma! Oh mio Dio,
C'è un superstite. Detective Payne, è ancora vivo. Abbiamo bisogno di un medico qui, adesso. È ancora vivo. Sognai mia moglie. Era morta. Ma andava tutto bene. In a headlight, staring